In queste ore Mediaset ha preso una clamorosa decisione per quanto riguarda il GF VIP, cambio inaspettato di programmazione per il reality. Non mancano i colpi di scena all'interno del Grande Fratello VIP, anche per quanto riguarda la programmazione del reality show. Infatti just make a change for the bay, you will be fine, girl. I'm love, break your fall. Oh, how I turn you on. I'm feel the vibrations on time. I keep my hand out now. Get out the way. Let me talk to them. I believe that she loves my mama. All the vibes between us, all the times I let him down. And if you put it all in the past and just make a change for the better, you will be fine, girl. I'll break your fall, oh how I'm turning you on. Yeah, girl, when you got that, but when you got that, but yeah, girl, when you got that, but when you got that body. And if you put it all in the past and just make a change for the better, you will be fine, girl. I'm wanna break your follow how I'm turning you. GF VIP torna il doppio appuntamento. Gli annuncio della rete tante sorprese per i telespettatori del Biscione, via screenshot. Le reti di Mediaset hanno quindi un piano per un 2023 da assoluti protagonisti. Infatti sono pronte tre novità chiamate show evento. Questi saranno la TV dei 101 con Piero Chiambretti, Michelle Impossible Friends con Michelle Hunziker e Felicissima Sera con Pio e Amedeo. Inoltre il Biscione ha voluto confermare anche lo show dei record che ancora una volta verrà condotto da Gerry Scotti. Ma Mediaset continuerà ad essere anche la casa del grande calcio. Infatti da febbraio ripartono su Canale 5 gli ottavi di finale di Champions League e i quarti di finale di Coppa Italia. Mentre invece già da domani torna Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà a partire febbraio la seconda stagione di Buongiorno Mamma con Raul Bova. Inoltre anche in vista di Sanremo il Biscione non sembra volersi fermare. Pier Silvio Berlusconi ha quindi in mente di schierare i suoi migliori programmi come il GF VIP, Le Iene e C'è posta per te contro l'amata kermesse musicale.